Ciao a tutti, io sono Carla e oggi ti propongo la mia focaccia mille bolle. È una focaccia davvero semplice da fare, basterà preparare la biga la sera precedente per poi impastarla il giorno successivo. Otterrai una focaccia davvero irresistibile, da farcire come preferisci con affettati e formaggi, oppure da gustare semplice. Io l'adoro al naturale. Come sempre trovi gli ingredienti scritti nell'info box sotto il video, nel blog e nel primo commento sotto il video. Adesso vieni con me in cucina e prepariamola insieme. Preparo la biga con una farina che abbia perlomeno un V di 300, quindi un 12 grammi di proteine adatta per le lunghe lievitazioni. Questi sono 400 grammi, 4 grammi di lievito fresco di birra, 180 grammi di acqua. A questo punto anche le temperature giocano un ruolo importante, ma solo se sei molto pignolo, altrimenti prepari la biga, la lasci a temperatura ambiente, se hai una temperatura ambiente molto alta per qualche ora, e poi la riponi in frigorifero in modo che non vada oltre di lievitazione e possa inacidire. Se sei molto pignolo, usa un termometro da cucina. Facciamo un calcolo approssimativo. Un coefficiente a un numero fisso pari a 55, meno 23 che è la temperatura ambiente, meno 21 che è la temperatura della farina. 11 dovrebbe essere la temperatura dell'acqua che andrò a mettere nella farina per preparare la biga. Perché i professionisti fanno questo tipo di calcoli? Per evitare che la biga maturi troppo in fretta, che possa inacidire e quindi possa dare un risultato, un prodotto non all'altezza, non ottimale. Quindi chiudiamo la parentesi adesso sul discorso della biga e iniziamo a prepararla. Ho tenuto l'acqua in frigorifero, la temperatura dell'acqua adesso corrisponde a 11 gradi, quindi posso procedere. Per quel che riguarda la biga non occorre impastare molto. Prendo il lievito di birra, lo sbriciolo all'interno dell'acqua, verso l'acqua nella farina, piano piano. La cosa fondamentale nella biga è che non rimanga farina libera e la biga non deve sviluppare assolutamente il glutine, quindi l'impasto dovrà essere un impasto veloce e grezzo. Devo fare attenzione a bagnare tutta la farina. Adesso lavoro l'impasto con le mani, puoi fare questa operazione anche con la planetaria, in tal caso lavora la biga per un paio di minuti, massimo 3 minuti. Avendo un impasto grezzo e non levigato, lavorato, la maturazione avverrà più lentamente. Ok, ci siamo quasi. Praticamente non impasto, comprimo solamente la massa assorbendo tutta la farina libera. Perfetto, non c'è più farina libera, me ne accerto magari aprendo anche l'impasto. La biga è pronta. Spezzetto la biga in piccoli pezzi e la inserisco all'interno di un contenitore. Adesso lo copro con della pellicola alimentare, lo foro appena e lascio fermentare a una temperatura ambiente di 18 gradi perlomeno per 18 ore. Se la temperatura ambiente di casa tua, come nel mio caso, fosse superiore, fai lievitare a temperatura ambiente per 3 ore e poi metti la biga nel frigorifero fino a raggiungere le ore stabilite. Oppure puoi trovare un luogo in casa dove la temperatura sia ideale. Ed ecco la biga a fermentazione raggiunta. Adesso ti mostro come si presenta. Innanzitutto deve avere un buon odore. Guarda com'è elastica. Adesso posso procedere con l'impasto. Per quel che riguarda l'impasto, puoi farlo a mano, è più faticoso, oppure con la planetaria.
spezzetto la biga all'interno della planetaria. Aggiungo 5 g di malto diastasico, può essere in polvere oppure liquido. Intanto metto la foglia ed inizio ad aggiungere l'acqua fredda di frigorifero piano piano. Questi sono 200 g. Faccio assorbire l'acqua tutte le volte che devo mettere la successiva. Appena vedi che l'acqua si è completamente assorbita, aggiungi la successiva, fino ad inserirne circa 100 g dei 200 totali. Gli altri 100 li andremo ad aggiungere insieme alla farina. L'acqua si è assorbita, posso inserire la farina, la stessa farina che ho usato per la preparazione della biga. Questi sono 150 g, quindi per il rinfresco della biga ci occorreranno 200 g di acqua fredda e 150 g di farina a zero con un V3,20. Inserisco la farina piano piano a cucchiaiate, alternandola con l'acqua rimanente. Inserirò farina e acqua solo quando i precedenti non si saranno assorbiti. Appena finito di mettere l'ultima parte di acqua e farina, aggiungo il sale. Questi sono 15 g. Fermo la macchina, tolgo l'impasto dalla foglia e metto il gancio. Procedo ad incordare. Ho lavorato l'impasto per circa 15 minuti, adesso metto dell'olio extravergine di oliva, 20 g. Procedo ad impastare. Ho lavorato l'impasto fino a quando non si stacca dalle pareti della planetaria, lasciandola praticamente pulita. A questo punto lo tolgo dal contenitore, ungo un attimo il piano di lavoro, trasferisco l'impasto sul piano e adesso faccio qualche giro di pieghe. Guarda che impasto elastico, meraviglioso! La lievitazione è già attiva perché si formano durante le pieghe delle bolle. Guarda che meraviglia, sembra una mozzarella. Adesso lo sistemo all'interno di un contenitore, unto con dell'olio, aspetto 20 minuti, poi faccio un giro di pieghe. Trascorsi 20 minuti, faccio il primo giro di pieghe. Tiri l'impasto e lo porti dal lato opposto, fin quando non risulterà tenace. Lo copro e ripeto la stessa operazione tra 20 minuti. Se vuoi, puoi fare anche 3 giri di pieghe a intervalli di 20 minuti. E adesso a lievitare fino al raddoppio del volume. Ed ecco il mio impasto dopo circa 2 ore di lievitazione, ha raddoppiato di volume. Ovviamente dipende dalla temperatura ambiente. Io ho una temperatura ambiente di 23 gradi, quindi ha impiegato poco più di 2 ore. Guarda che meraviglia, il profumo è fantastico. Metto della semola sul piano di lavoro. Capovolgo l'impasto sulla semola. Fantastico. A questo punto lo capovolgo nuovamente. Lo chiudo pigiando con i polpastrelli su tutta la circonferenza. E adesso sposto l'aria sempre con i polpastrelli delle dita, in questo modo, con delicatezza. Guarda che cos'è questo impasto, una meraviglia.
Non devo fare nient'altro, accendo semplicemente il forno a 250 gradi, metto la pietra refrattaria e lo porto a temperatura. Una volta raggiunta la temperatura, lo lascio ancora per altri 20 minuti. Il forno dovrà essere bello caldo prima di cuocere la focaccia. La copro con un canovaccio pulito e aspetto che il forno sia pronto. Il forno è arrivato a temperatura, quindi posso prendere la mia focaccia in obliquo, in questo modo, tolgo la semola in eccesso . Una volta sistemata sulla teglia, adesso ci metto dell'olio extravergine di oliva e del sale. Distribuisco l'olio ovunque. Adesso affondo per l'ultima volta i polpastrelli delle dita sull'impasto, sempre in modo delicato, mi raccomando. Posso infornare nel forno già caldo statico a 250 gradi, possibilmente con la pietra refrattaria sotto la teglia, per 18 minuti o fino a doratura desiderata. Metto la teglia nel secondo livello del forno partendo dal basso. E dopo 18 minuti di cottura la mia focaccia è pronta. 18 minuti di cottura a 250 gradi. Ecco la mia focaccia, 1000 bolle pronta, ma saranno anche 2000 bolle. Ci metto un filo d'olio extravergine d'oliva toscano quando è ancora bollente. Tolgo la focaccia dalla teglia, la metto su un tagliere ed è pronta per essere servita. Come si fa a dire di no a questa focaccia? Tu sai che ormai io sono una fan della mortadella e quindi mortadella con i pistacchi. Abbondiamo. È strepitosa. Croccante all'esterno, soffice all'interno, si scioglie in bocca. Una vera delizia. Provala e fammi sapere. Se la ricetta ti è piaciuta, fammelo sapere con un like o un commento sotto il video. Se ti piacciono le mie ricette, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche, così riceverai un avviso ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Scrivimi anche da dove mi stai guardando, ti leggo sempre. Ciao e alla prossima video ricetta!